gestisco un piccolo studio grafico. Quindi il mio primo vero incontro con iStock è avvenuto in veste di cliente. Non c'era la possibilità di acquistare immagini per chi aveva a disposizione piccoli budget fino ad allora. E iStock era una nuova e fresca realtà. Quindi ho cominciato a proporre il mio materiale. Prima le illustrazioni e poi secondariamente anche le fotografie. I momenti fondamentali sono stati principalmente due. Il primo momento, quando ho incontrato iStock e ho capito che il mio mondo poteva cambiare, perché il mio mercato poteva cambiare. Il mercato diventava quindi, grazie ad iStock, il mondo intero e non semplicemente il territorio sul quale mi muovevo. Cioè, insomma, le mie immagini potevano essere vendute a qualsiasi ora del giorno e della notte in qualsiasi parte del mondo, e quindi mi si apriva un'opportunità fantastica. E questa è stata la vera scintilla, la prima tappa fondamentale. E poi la seconda tappa di evoluzione all'interno del MicroStock è stato quando nel 2010 ci siamo ritrovati tutti noi ai stoccari a Milano per un evento e conoscere la comunità italiana e capire che non eri il solo ad aver scoperto questo fantastico giochino è stato veramente emozionante e pieno di buone sensazioni. Anche perché poi ho conosciuto delle persone con le quali cercare di organizzare degli incontri mirati per la produzione di materiale per lo stock. Quindi, grazie alla collaborazione con altri fotografi, la mia crescita si è evoluta. E tuttora, quando in Italia si organizzano incontri del genere tra persone che lavorano per il MicroStock, io non perdo l'occasione per parteciparvi, perché so di riuscire a portare a casa delle ottime immagini da poi proporre ad iStock. Fondamentalmente io ho cominciato a proporre le mie immagini per iStock e a proporre delle illustrazioni. In un secondo momento sono passato alla fotografia, però devo dire che fare illustrazione significa anche essere molto solo davanti al computer. Sì, tu puoi viaggiare con la fantasia, questo è vero, però sei sempre tu e un video di fronte ai tuoi occhi. E poi invece mi sono evoluto nella direzione della fotografia, perché per me la fotografia è un mezzo per incontrare gente, per incontrare persone, per stare insieme alle persone. E quindi posso dire che le persone sono i soggetti che mi piace veramente fotografare. E poi non c'è da dimenticare che le persone che compiono azioni sono tra i soggetti più richiesti dai designer e quindi i più vendibili nel MicroStock. Avere delle fotografie e tenerle nel cassetto è completamente inutile. Le fotografie vanno messe su un sito come iStock, che ti dà la possibilità di far vedere quanto valgono veramente. Per le illustrazioni utilizzo principalmente i vari software di disegno, questo è chiaro. Per le fotografie invece ho un corredo abbastanza basico che comprende una reflex professionale ed alcune buone ottiche fisse. Ho qualche monotorcia, qualche attrezzatura da studio, però la vera particolarità del mio equipaggiamento sta in un oggetto che tutti noi abbiamo in tasca, cioè lo smartphone, perché da poco tempo iStock dà la possibilità di caricare anche immagini provenienti da smartphone. Quindi per me è un'opportunità in più quella di avere questo oggetto fantastico tra le mani, e se trovo qualche buona immagine che può essere utilizzata per lo stock, lo estraggo e praticamente fotografo quello che mi capita sotto mano. Quindi questa è la vera particolarità del mio equipaggiamento, lo smartphone. Il MicroStock mi ha dato un'opportunità fantastica di crescere professionalmente e di dare un valore alle cose che faccio.
anche perché ogni immagine che si sottopone al MicroStock viene valutata attentamente dagli inspector di iStock, e quindi già lì hai un'indicazione se la fotografia è una buona fotografia o meno. L'altra cosa fantastica di iStock è che sono io a decidere che tipo di immagini realizzare e quando, quindi non ho un contatto reale con clienti che spesso sono incontentabili, e per me, per la mia professionalità e già perché ho altre esperienze di lavoro, capisco che è un ottimo modo di lavorare. E l'unico rammarico veramente è che dovrei avere più tempo per dedicarmi al MicroStock, perché la mia attività principale mi porta via parecchio tempo e non riesco a lavorare sodo per iStock come vorrei.